Segui La 7 anche su Instagram. La 7 ovunque con te. Calenda. Ah! Cosa hai detto? Hai detto Calenda. Vabbè, un minuto di silenzio per la scomparsa del terzo polo. Floris, siamo distrutti. Il terzo polo è morto e Calenda ne ha officiato il funerale. E come nei funerali moderni, prima c'è stato il momento della tristezza, però poi è arrivata la banda e si ride. Sì. E se venerdì c'è stata la tristezza nel vedere che il terzo polo non sarebbe riuscito a fare tutte le cose che si era prefissato di fare e che erano, ad esempio... Aspetta, erano fare andare d'accordo Renzi e Calenda? Giusto. Poi il terzo polo doveva anche fare... fare andare d'accordo Renzi e Calenda l'ho già detto. Sì, aspetta. Costruire un'agenda seria. Seria, ecco. E infatti sabato mattina non si è mai visto niente di così poco serio come Calenda. Non Carlone nostro, in piena crisi dell'adolescente tradito, prima serra le righe e dice a tutti «Silenzio stampa!» Carlo Calenda ha chiesto ai suoi un rigido silenzio stampa. Un rigido, eh? Ma guardate l'ora, è scritta lì. Sono le 10:17. E chi rompe il silenzio stampa? Lui, naturalmente. E scrive: lo spettacolo che sta dando Renzi in questo momento, in queste ore, è indecoroso. Ora, Renzi sarà anche un filibustiere, ma era zitto da 24 ore. Calenda era andato a frignare anche alle previsioni del tempo. E l'altro zitto. Ma attenzione, erano le 10:17, ci vuole il rigido silenzio stampa, chiaro? Guardate qua, 10:26. Nella vita professionale non ho mai ricevuto avvisi di garanzia. Bella, va. 9 minuti dopo Calenda attacca una serie di tweet che guarda neanche un innamorato tradito di 13 anni. Sì. C'è l'altro. Ho accettato... Non ho accettato soldi da dittatori, io! Non ho preso finanziamento per il partito dei trazzatori, mai incontrato un magistrato, ma ce ne sono un altro, fino all'ultimo. Non ero a Miami con il genero di Trump o in Arabia a prendere i soldi dall'assassino di Khashoggi. Ne avrà scritti 40. E la cosa pazzesca è che di tutta questa merda su Renzi, Calenda se n'è accorto sabato. Perché le cose sono due: o lo sapeva prima come era Renzi, allora Calenda è corrotto esattamente come lo sarebbe lui, perché oppure se ne è accorto sabato mattina e allora è un pirla, che non bastava chiedere in giro, manca noi due, manca Floris, bastava chiedere a Floris quando è venuto settimana scorsa, ti lo chiedeva a te, e così è finita la storia tra questi due che sembravano culo e camicia, anche se non si capisce chi dei due era la camicia. Il culo l'abbiamo capito, e ora sono nemici per sempre. Come solo agli elementari si può essere nemici. Proprio loro che avevano basato tutto su una cosa sola. L'Italia sul serio. Basta promesse, l'Italia sul serio. Volevano fare l'industria sul serio, il welfare sul serio, la politica estera sul serio. E l'unica cosa che hanno fatto sul serio... È la più astronomica figura di merda degli ultimi anni, ma sul serio. Ma l'hanno fatto proprio sul serio. In quello sono stati serissimi e noi li ringraziamo. Anche perché io mi rendo conto adesso di una cosa, lo dico con un po' di vergogna. Ma io, quei due lì, li ho votati. Guarda, grazie a Dio, non è l'ora che abbia fatto il quattro gatti, perché ci sono anch'io. Ma metti che quando quello là diceva sul serio, non gli avessimo creduto solo noi due coglioni, no? Ma la maggioranza degli italiani, ma te li vedi sti due al governo? Calenda, presidente del Consiglio, come minimo si vestiva da Catilina al primo Consiglio dei Ministri. Quella roba così. Così Renzi di nascosto conquistava tutte le posizioni di potere. Sarebbero fatte le coltellate dopo 2 settimane, si sarebbero tirati la merenda alla prima ricreazione. Cioè, sono mesi che pensiamo che peggio di così non potesse andare e finalmente Calenda ci ha aperto gli occhi. Poteva andare peggio, se poteva. Guardate.